Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi volevo farvi conoscere una specie di orchidea spontanea che appartiene al genere Neotinea. Il genere Neotinea, giusto per dare qualche accenno, comprende 5 specie, delle quali 4 sono presenti in Italia. E queste 4 specie sono presenti in una maniera molto massiccia qui sul Gargano. Questa orchidea si chiama Neotinea lactea, lactea perché in latino lacteus vuol dire latteo, semplicemente per il colore di fondo dei suoi fiori. È una pianta abbastanza robusta, ma comunque è piccola, al massimo arriva sui 10-15 cm. Non si incontra, come specie non si incontra molto di frequente. Diciamo che la distribuzione in Italia va dalla Toscana fino alla Puglia, compreso anche le isole, dal livello del mare fino a 1500-1600 metri di altitudine. Adesso comunque proviamo a inquadrarla molto da vicino, così vediamo se riusciamo a tirar fuori qualche dettaglio e farvi vedere proprio i colori di questa bellissima orchidea spontanea. Eccola qui, la nostra Neotinea lactea con una ripresa ravvicinata. Come si può vedere, il colore di fondo del labello è biancastro, è comparso poi con queste macchie fitte di color purpuree. Un altro esemplare con delle cromie leggermente diverse dal soggetto che abbiamo inquadrato qualche minuto fa. Eccolo qua in tutta la sua bellezza. Esemplare molto chiaro, come si riesce a vedere da questa immagine. Molto, anche questo, relativamente diverso dai soggetti che abbiamo visto prima. Oggi siamo stati particolarmente fortunati e abbiamo trovato una pianta completamente bianca. È una pianta apocromatica. L'apocromia non è nient'altro che l'incapacità di un individuo, in questo caso di questa orchidea, di produrre il pigmento, e quindi è completamente decolorata. Probabilmente si tratta di un problema genetico, però è molto raro qui, è molto raro nelle orchidee, quindi quando si trova una pianta con queste caratteristiche bisogna ritenersi fortunati. Bene, grazie di essere stati con noi. E ci vediamo alla prossima specie.